Sono Massimo Gabella, ho 29 anni, sono un dottorando in storia e come tanti della mia generazione faccio diversi lavori per potermi mantenere. Siamo abituati a sentirci dire che è normale passare da un lavoretto all'altro, non sapere dove saremo tra 6 mesi, essere invogliati ad andare all'estero, ma per me ridare potere al popolo significa anche dire lottare per avere qui il futuro e i diritti che ci meritiamo. Potere al popolo è un progetto di lotta, è un progetto di rottura nei confronti di quella classe politica che ci ha governato in tutti questi anni senza distinzione di centro-sinistra e centro-destra, che ha applicato le politiche di austerità che hanno provocato una crisi sociale di proporzioni enormi e che non migliorerà perché sappiamo che la piccola ripresa che c'è è trainata da più precarietà del lavoro e dall'automazione che toglie più posti di lavoro rispetto a quanti ne crei. Il PD è la forza comunque che ha portato avanti queste politiche con maggiore decisione in questi anni, come anche la parte che ora sta in Liberi Uguali. E i 5 Stelle hanno dimostrato di non essere un'alternativa a questo, l'hanno dimostrato ad esempio qua a Torino. Oggi nessuno ha la forza, ha la volontà politica di andare ad affrontare il problema della precarietà, del taglio dello Stato sociale, di sanità e istruzione, il problema delle periferie di cui tutti parlano, ma nessuno sa veramente che cosa fare, perché nessuno ha l'intenzione di andare a toccare quei vincoli di bilancio che sono il vero motivo per cui le politiche pubbliche, che invece servirebbero per affrontare questi temi, sono proibite e negate alla radice. È l'Unione Europea che ha creato questi vincoli di bilancio. Il potere al popolo dice chiaramente che vuole rompere con l'Unione Europea dei trattati, dell'austerità, della finanza, degli accordi criminali con la Turchia e con le tribù libiche che rinchiudono in campi di concentramento e uccidono i migranti prima ancora che possano arrivare da noi. Per tutti questi motivi io accetto la sfida, perché credo che rompere l'Unione Europea dei trattati e lottare per costruire l'alternativa sociale sia qualcosa per cui potere al popolo rappresenta un primo necessario passaggio per e dopo le elezioni.